quarto dei comuni senza gestore idrico, bollette pagate con 261 giorni di ritardo ed evasori per 3,8 miliardi di euro, mentre degli 80 euro per abitante di investimenti necessari se ne spendono solo 30. È l'Italia dell'acqua fotografata dall'ottava edizione del Blue Book, realizzato dalla Fondazione Utilitatis e Federutility, ottava edizione che quest'anno coincide con i 20 anni della legge di riforma, la legge Galli del 1994. La Galli è una legge molto lungimirante, che prevedeva il consolidamento della gestione dei servizi idrici ai fini di una maggiore efficienza e di una maggiore capacità di fare investimenti. Da questo punto di vista, l'ottava edizione del Blue Book evidenzia che questo processo di consolidamento è ancora molto indietro. Ad oggi ci sono ancora 2.000 gestioni dirette e ci sono 1.200 operatori. Tutti i dati sul servizio idrico integrato in Italia, dal quadro normativo agli aspetti economici, ma anche le sanzioni in arrivo dall'Unione Europea per i ritardi nella depurazione. Ci sono aree importanti del paese che sono sotto infrazione comunitaria e nonostante vi sia, e lo rileva il Blue Book, un miglioramento della percentuale di copertura che passando da un deficit del 30% da colmare ancora ad un 25%, ancora c'è molto da fare e le scadenze, che sono quelle del 2015, sono molto prossime rispetto alle necessità di fare. I rischi sono, ahimè, molto molto prossimi, sono quelli di sanzioni pesanti che possono avere valori anche di 700-800 mila euro al giorno per le inadempienze post 2015.